Ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della Computer Museo, puntata che noterete una certa differenza dal vecchio studio perché quest'oggi siamo qui per vedere un nuovo prodotto sponsor. Infatti siamo tornati proprio con il botto ed è in questo caso di una telecamera che magari a qualcuno può interessare. È una telecamera da caccia. Ora, io sono contro alle cacce, però io principalmente queste telecamere le utilizzo nei luoghi abbandonati per immortalare momenti strani piuttosto che appunto animali selvaggi, quindi la maniera più innocua possibile. E quest'oggi andremo a recensire questo prodotto che ci ha mandato appunto un'azienda sponsorizzatrice. Infatti parliamo di questa telecamera di videosorveglianza da caccia che addirittura promette di funzionare per oltre 6 mesi con una sola ricarica di 8 batterie AA. Quindi andiamo a scoprirla subito dopo la sigla. Ed eccoci qua con l'unboxing di questo prodotto. Allora, innanzitutto è arrivato il pacco in perfette condizioni. Arriva dentro questa scatola, una scatola veramente fatta decentemente da Amazon, quindi in ballo da un giorno. È stata veramente veloce la nostra spedizione. Andiamo ad aprire il nostro pacco. Come vedete sto avendo una fatica ad aprirlo e andiamo a vedere un secondo la nostra telecamera. Allora, la nostra telecamera arriva dentro a questo imballo, è veramente piccola, più o meno, come vedete è fatta veramente bene anche sul lato di impressione al primo colpo. Infatti ci troviamo all'interno la nostra telecamera, che adesso ve la mostrerò. Principalmente è fatta veramente bene, è molto piccola, è subacquea, praticamente ha un grado di stagno, quindi può stare completamente sott'acqua, per farvi capire a momenti, anche perché è chiusa e imbottita veramente molto bene. Qui sotto credo che ci sia un doppio cassetto per andare ad inserire le batterie, che adesso vi mostro. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 batterie AA, che funziona, quindi funziona in questo modo. Oppure stavo leggendo addirittura che questo sistema funziona anche ad alimentazione esterna, infatti via USB, che è qui, quindi a ciclo continuo, attraverso anche un power bank va più che bene. Oltre a questo ci troviamo on off test, quindi è praticamente un interruttore che praticamente ci permette di impostare impostazioni di tutto, ma andiamo a vederla con più calma. Inoltre nella scatola ci troviamo il connettore audio e video stereo, quindi abbiamo sia l'audio in stereo che il video attraverso la presa composita, un cavo USB per lo scarico dei dati e tutto. Oltre a questo ci troviamo un laccetto per legarla ad un albero o a qualsiasi palo o quello che bisogna attaccarla. Degli agganci supporti in metallo, quindi per un aggancio a parete piuttosto che in altre parti. Infatti questo ha un supporto anche, a quanto ho capito, infatti da cavalletto. Inoltre possiamo anche alimentarla con 6 volt 1,5 ampere, quindi va benissimo anche uno dei power bank più standard che si trovano in giro. Inoltre come ultima cosa ci troviamo anche lo user manual, dove ci mostra praticamente come funziona la nostra macchina fotografica / videocamera. Quindi direi di passare proprio a una recensione più nello specifico. Adesso passiamo effettivamente a una recensione completa di questo dispositivo. Il dispositivo in questione si trova innanzitutto in una posizione veramente ottima sul lato della stabilità della plastica con cui è stato costruito. Infatti questo dispositivo non è fatto in lega di ferro piuttosto che in lega di alluminio o altri tipi di leghe pesanti o leggere che esistano, ma è fatto appunto di una scocca in ABS. È anche di tipologia, anche addirittura, anzi aggiungerei, perché detto sinceramente non è tutto da scontare, ma alcune di queste telecamere che vengono vendute molte volte non sono manco IP66, e cioè resistenti all'acqua. Di conseguenza il problema più specifico che si creano in questo genere di telecamere, che sono esposte praticamente a clima meteorologici disastrosi certe volte, sono appunto di non resistere neanche dopo 2 mesi. Questa telecamera, come detto prima, con un solo kit composto da 8 batterie riesce a raggiungere fino a un massimo di
6 mesi di durata. Infatti questo dispositivo è fatto anche principalmente per essere abbandonato per mesi, proprio fisicamente per mesi, in mezzo alla natura, quindi per riprendere degli eventi veramente rari piuttosto che eventi soprannaturali o cose così. Ovviamente dipende anche dall'uso che si fa. Innanzitutto andiamo anche un secondo a parlare della nostra telecamera in questione, quindi passiamo un secondo dalla parte superiore. Infatti andiamo a parlare dei sensori. Ci sono esattamente 42 sensori di luce IR, infrared red, in pratica è una luce ad infrarosso che l'occhio umano non riesce a vedere, ma una cosa che detto sinceramente non mi aspettavo, e questo purtroppo è un punto negativo, è questo LED blu. Questo LED blu, se noi lo andiamo ad attivare, rimarrà attivo per tutto il tempo. Adesso dovrebbe partire a momenti, in teoria, il nostro LED. Eccolo qua. Questo LED in pratica segnala la presenza della nostra telecamera. Ogni qualvolta scatterà, a quanto pare, si attiverà questo LED blu. Ho fatto già la prova sia in modalità test che in modalità proprio fisica di partenza video e detto sinceramente mi ha dato un po' fastidio questo LED, però appunto questo si può coprire senza problemi. Inoltre il nostro, adesso passiamo al sensore della nostra macchina fotografica nonché videocamera, ha un sensore di 16 megapixel riguardante la fotografia, quindi 16, 12 megapixel, 8 megapixel e 5 megapixel per le impostazioni fotografiche, mentre per una risoluzione video full HD ha un sensore 5 megapixel, quindi è uno standard tipo GoPro, per farvi capire. I video vengono registrati principalmente, secondo me, a 20 fps. Qui vengono dichiarati 30 fps e sempre 30 fps dal lato 720, mentre 60 fps in VGA. Chi lo sa se è vero, chi lo sa se non è vero, però queste cose le vedrete poi nel test video di questa telecamera. Oltre a questo andiamo a parlare anche un secondo dei sensori. I sensori sono diversi tipi, ci sono i sensori di movimento laterali nonché centrale, quindi ci sono tre sensori che noi andremo ad utilizzare per il movimento e quindi di conseguenza anche per ad esempio andare a rilevare un movimento strano nella foresta, roba del genere. Questi sensori hanno una potenza di 20 metri, quindi riescono a lavorare e a scattare anche a 20 metri di distanza. La telecamera inoltre riesce a resistere a temperature bassissime come altissime, infatti funziona dai meno 20 gradi ai 60 gradi. Ed è veramente incredibile, però appunto insieme, come abbiamo visto prima nel video, viene anche dotata di diversi cavi, quindi TV out piuttosto che USB, SD card e DC port per collegarsi attraverso un alimentatore o power bank esterno. Ora il sistema appunto è dotato anche, come stavo dicendo prima, di una porta uscita video e qua parte la seconda cosa negativa. Volevo registrare il menu dalla fonte video esterna in modo che così possiate vedere al 100% in qualità estrema il menu, ma non me lo permette perché a quanto pare l'uscita è finta oppure non funziona in questo caso. Ma non solo non mi funziona l'uscita video, anche IR non mi funziona. Infatti ho registrato dei test video ma tutti i test video sono falliti, infatti non mi permetteva di scattare. Però, detto sinceramente, magari a fine video noterete qualche differenza da quello che ho recensito, anche perché in questo momento ho fatto un test video superficiale, ma mi devo mettere qua d'impegno perché il manuale, anche pur avendolo sotto mano, ci mostra che ci sono tante funzioni da imparare, ma soprattutto da provare. Quindi, di conseguenza, abbiamo anche la vastità di impostazioni che si possono andare ad impostare. Io direi appunto adesso di andare principalmente a fare degli altri test, però intanto io vi lascio un po' di video di test. Però prima di allora io passerei un secondo alla nostra parte interna, cioè il display da 2,5 pollici e il menu. Quindi andiamo a riprendere in primo piano il nostro display. In questo momento ci troviamo all'interno della nostra telecamera, quindi nell'impostazione proprio principale di quello che voi vedrete. La nostra telecamera in questo momento è attiva, è già programmata per essere abilitata.
Io non riesco a capire perché la mia telecamera ogni tanto sembra quasi che passa gli infrarossi, ma non ce la fa, come se non avesse potenza. In verità gli infrarossi sono belli che attivi, ma non stanno funzionando in modo corretto. Però, bando alle ciance, andiamo a scoprire un secondo la nostra telecamera. Innanzitutto ci troviamo la modalità di funzione video, foto più video, quindi parte prima una foto e poi un video, oppure solo foto. Quindi queste sono le principali impostazioni. Io principalmente consiglio, se lasciate una memoria come me da 32 GB che riesce a coprire quasi 2 ore e passa di registrazione video, vi consiglio di lasciare anche foto e video, anche perché non consumano quasi niente. Poi risoluzione, appunto, come stavo dicendo prima, questa si tratta della modalità fotografica, quindi conseguenza della modalità principale fotografica. Possiamo andare a selezionare 16, 12, 8, 5 megapixel, nonché il multishot, che praticamente in questo momento possiamo scattare fino a una foto con 16 megapixel e con 5 megapixel fino a 3 foto. Movie size possiamo impostare 720, 1080 e VGA, quindi abbiamo anche vasta scelta di impostazioni video. Video length, cioè praticamente la durata del video che viene registrato, 5 minuti, possiamo partire da un minimo di 10 secondi fino a 5 minuti di lunghezza. Oltre a questo abbiamo anche il trigger mod. In pratica il trigger mod cosa serve? In pratica serve per l'abilitazione del sistema di monitor, cioè praticamente cos'è che fa avviare la registrazione. Possiamo decidere se con il PIR, cioè appunto con il sensore di movimento, oppure con il timelapse, quindi con l'orario che si può impostare, oppure con i PIRs più timelapse. Quindi possiamo impostare diverse funzioni anche per lo scatto automatico o registrazione automatica. Peer delay serve come sorta di relè per la salvezza e il risparmio della nostra memoria. Quindi di conseguenza trasmettere, ad esempio registrare dopo neanche 2 secondi, far partire un'altra registrazione, oppure fino a 60 minuti di standby fino al prossimo segnale. Timelapse, possiamo impostare invece il timelapse che viene fatto ogni 5 secondi, un timelapse che possiamo impostare appunto fino anche a un 12 ore di timelapse, quindi ogni 12 ore viene scattata una foto, oppure ogni 5 secondi, un minuto, come state vedendo in questo momento, 3 minuti e così via. Side peer invece è una funzione che principalmente non viene neanche descritta nel manuale di istruzioni. Infatti deduco che sia sempre un'impostazione del nostro sistema, cioè il peer timelapse work, cioè qua viene descritta in un altro modo, principalmente non ve lo so spiegare, però appunto dovrebbe essere sempre qualcosa riguardante ai peers laterali, cioè di accenderli oppure spegnerli, però magari posso anche sbagliare, quindi correggetemi in tal caso. Flash power invece è la potenza del flash, possiamo impostare automatico, basso o forte. Inoltre abbiamo info stamp, stampa delle informazioni che poi vedrete sulla nostra telecamera e sono veramente utili, ad esempio anche come la temperatura. Time switch è il timer che vi stavo dicendo prima, che si può impostare come time lapse, quindi di conseguenza possiamo impostare un orario preciso. Una password di sblocco della nostra telecamera, in modo che se qualcuno la ruba non ha accesso ai dati, anche se poi tra parentesi basta staccare la memory card poco più sotto per recuperare tutti i dati, ma a parte questo c'è proprio una password per bloccare il tutto. E in più c'è anche il serial number della nostra telecamera, in caso che dobbiamo dimostrare che è nostra possiamo definire il codice segreto da un secondo momento dare in caso di restituzione dell'articolo. Set clock è l'impostazione ovviamente dell'orologio. TV out, abbiamo l'uscita TV out che appunto non mi sta funzionando, quindi di conseguenza si può anche definire finta tra virgolette. Language, il linguaggio ovviamente, con francese, tedesco, cinese, Netherlands, non so neanche cosa che è, cinese e appunto inglese. Shooter è ovviamente il suono di scatto che io ho disattivato insieme al beep perché dà fastidissimo, ma soprattutto anche nella modalità normale fa sto suono, deve essere silenziosa sta roba, non è che mi deve spaventare gli animali. E oltre a questo default è no, in pratica è l'impostazione formatta. La memory card ovviamente auto off in caso che vogliamo ovviamente
spegnerla dopo un tot. About e upgauge invece è il firmware che possiamo upgradare all'interno della nostra memory card. Quindi questa è un secondo la nostra telecamera, appunto il segnale video è finto, cioè è finto, non sta funzionando, quindi non riesco a ricevere. Io direi di... Ok, in questo momento stiamo facendo il test video completamente notturno perché finalmente gli infrarossi sono funzionati completamente, quindi bisogna aspettare che il sensore crepuscolare spenga completamente, cioè rilevi completamente che non abbia più luce, in modo che così riusciamo a lavorare. Comunque questa è l'immagine ripresa con gli infrarossi di questo sistema, che è veramente assurdo, anche se va a consumare praticamente già tutte le batterie, come vedete sta funzionando nella maniera più corretta, impressionante. Quindi questa è un secondo l'immagine che viene ripresa dal nostro sistema, si vede abbastanza bene devo dire, quindi è fatto veramente molto bene come tipologia di luci, tutto. E niente, comunque dalla Computer Museo è tutto, grazie ancora e al prossimo episodio, ciao ragazzi.